Guardiamo la sua vita da giovane, capofila del gruppo di Assisi. Oggi diremmo che era un influencer. Era il 1224 quando San Francesco, proprio su questo monte, ricevette i segni della passione di Cristo. Oggi, nell'ottavo centenario delle stimmate del poverello d'Assisi, il santuario della Verna diviene cuore pulsante delle celebrazioni. Volendo raccogliere la grazia di questo luogo e di questo particolare anno anniversario, dispongo che venga aperta la porta santa all'interno del santuario per l'ingresso nella Cappella delle Stimmate. Dal santuario della Verna, così, un messaggio di guarigione e speranza. San Francesco ci dice che le ferite non sono spazi vuoti, ma sono luoghi dove può abitare l'amore di Dio e dove Lui ci cambia, ci rinnova, ci porta la vita, quell'amore che dà vita. E infine è un invito da qui a guardare alle ferite del mondo. Penso alla guerra, i danni creati all'ambiente, la povertà in mezzo a noi. Inaugurato nell'occasione anche il percorso privo di barriere architettoniche, si tratta del secondo camminamento che consentirà a persone con diverse abilità di poter raggiungere la Cappella delle Stimmate, un intervento finanziato per 500.000 euro dalla Regione Toscana. Si conclude la parte spirituale e religiosa di questa apertura solenne del centenario di San Francesco. Ci siamo scranchiti un po' i piedi, adesso mettiamo in azione le mani. Un bel applauso a San Francesco.